Buongiorno a tutti e bentornati in un nuovo video. Io sono Elena ed oggi voglio fare assieme a voi la manutenzione al mio acquario Skyline 85 di Oase. Come potete vedere ci sono alcune cosine che necessitano proprio di una manutenzione, come i vetri sporchi, delle piante da potare e tanto altro, magari anche un bel cambio d'acqua, eccetera. La prima cosa che vado a fare è sicuramente misurare i valori dell'acqua per vedere se è tutto a posto. Mi metterò qua sulla finestra ed utilizzerò questa valigetta qui, che è la Combiset Plus Fe di JBL, dei Pro Aqua Test. È fatta così, questa qua la trovate disponibile anche sul mio shop online www.acquareopoli.com. È una valigetta veramente molto interessante anche per chi, oddio, anche per chi inizia ad approcciarsi a questo mondo. Adesso ve la apro, ve la mostro. Eccola qui, comunque trovate all'interno tutte le istruzioni, eccetera. E non è il primo video che faccio su questa valigetta qui. Trovate anche l'altro video per dove misuro i valori per l'acqua del caridinaio, sarà pronto dopo la maturazione. Trovate veramente tutto molto carina, molto utile. Io consiglio questa valigetta qui, l'aggiunta del GH. Io ho altre valigette, altri test, così, quindi la uso tantissimo, però se ho bisogno di altri valori, insomma, le vado a prendere da altre valigette. Però se uno compra soltanto questa, come potete vedere, ci sono due spazi liberi e consiglio l'aggiunta del GH. Poi uno se vuole mettere quello dei fosfati, quello del potassio, è libero di fare come uno preferisce. Comunque la trovo veramente un'ottima valigetta, funziona molto bene, i test sono molto affidabili. Quindi nulla, vi mostro subito che cosa faccio. Per comodità nelle riprese ho preso un bicchiere d'acqua dell'acquario, infatti vedete che è leggermente ambrato, non so se si nota, non tantissimo, però eccolo qua. Quindi partiamo subito a misurare i valori. Bene, i risultati dei test sono KH7. Potrei alzarlo un pochino essendo guppy, quindi direi dopo lo andrò a alzare leggermente facendo un cambio d'acqua con l'acqua di rubinetto e biocondizionatore. Dopodiché il pH è a 7, quindi direi veramente molto 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 bene. Calcolate che comunque erogo CO2, l'importante è che non sia troppo acido per i guppy. E dopodiché, come potete vedere, i nitrati sono a 5 mg per litro. Quindi nulla, molto bene, sono molto soddisfatta di questi risultati. L'acquario si sta gestendo bene, anch'io lo sto gestendo bene, e quindi possiamo procedere alla manutenzione. La prima cosa che vado a fare è pulire i vetri, quindi mi armo di raschietto, che ho aperto la lama, vedete, si può richiudere e riaprire. Anche questa la trovate sullo shop ed è pazzesca, l'adoro. E nulla, vado semplicemente a pulire. Ma prima vado a prendere uno straccetto, sempre avere uno straccio a portata di mano. Bene, come prossimo passaggio vado a prendere una bacinella, io ci ho messo anche un pochino d'acqua, giusto poco a poco, e vado a tirare via le alghe che ci sono, quelle un po' più fastidiose che riesco a rimuovere manualmente, come in questo punto qui e là dietro. Guardate come le alghe hanno intaccato questa foglia qui che era marcita. Dopodiché c'è questa foglia qui, guardate che bella, però è molto lunga, cresce a pelo d'acqua e il pratino potrebbe risentirne, quindi vado a toglierla. Controllo bene anche tra le foglie se ne trovo qualcuna che è un po' marcia o altro. Pulisco anche un po' il pratino. Vado a controllare anche questa pianta qui che sembra perfetta, ma non si sa mai. Controlliamo anche dentro, sotto, se vediamo se c'è qualche carenza. No, mi sembra molto bene. Vediamo anche magari se troviamo qualche pesciolino morto o altro, che quando c'è una fitta vegetazione così può succedere. Ma no, mi sembra che sia tutto perfetto. Bene, siamo pronti per la potatura delle piante. Direi proprio che questa limonofila qui sia da potare, è veramente stupenda. Cioè, guardate quanto è fitta e rigogliosa.
veramente pazzesca, ma con queste luci di oase può solo crescere in modo pazzesco. Guardate che meraviglia, però direi purtroppo che va potata. Queste lumachine però sono un po' troppe. Si vede che ho dato troppo da mangiare in questi giorni. Come vedete, ha fatto delle radici aeree. Questo significa che non c'era abbastanza nutrimento nel fondo e quindi lo cercava direttamente nell'acqua. Quindi vado a fare così e voilà, fatto, potato. E ripianterò soltanto le punte. Guardate quanta luce in più c'è togliendo la Limonoflessa siliflora. Se lasciata crescere a pelo d'acqua, cresce veramente molto. Alla fine ho ripiantato un po' di Limonoflessa siliflora dietro e ho diviso non questa criptocorina qui, ma una uguale che c'è qua dietro, che era diventata molto molto fitta, e quindi l'ho divisa e l'ho lasciata metà lì e metà l'ho spostata un pochino più dietro, perché sennò era veramente troppo troppo fitta. Ora direi che è il momento del cambio d'acqua. Spengo filtro e riscaldatore, mi armo di sifone a campana e tanica. Ok, direi che così può bastare. Ora vado a prendere il filtro, che è veramente molto comodo perché è calamitato, e vado a pulirlo. Eccolo qua. Non utilizzo l'acqua di rubinetto, ma utilizzo l'acqua della tanica del cambio. Pian piano così per tutte le spugne. Quando quest'acqua sarà sporca, ne andrò a prendere altra dalla tanica e non vado a toccare i canalicchi. Bene, ora che il filtro è pulito, sempre facilmente, dato che è calamitato, vado a reinserirlo. Non ci resta che riempire nuovamente l'acquario con l'acqua. Come vi dicevo prima, utilizzerò acqua di rubinetto, che nel mio comune vi dirò che non è male. Utilizzerò anche un biocondizionatore per togliere metalli pesanti e cloro. Come biocondizionatore utilizzo Aquatan di sera, lo sto anche per finire. Questo qui bisogna metterne 5 ml in 20 litri d'acqua, quindi vado a mettere 5 ml. Ora riaccendo il filtro e il riscaldatore. Vado a fertilizzare con Fertil Drops di SHG, un fertilizzante tutto in uno, e mi ci sto trovando molto molto bene. Vado ad inserire anche un po' di CO2 liquida. Utilizzo anche Reactive, che è un attivatore batterico. Una pillolina di queste va bene per 50 litri. Non vado ad inserirla direttamente nel filtro, ma la apro. All'interno c'è una polverina e vado ad inserirla direttamente in acqua. Pulisco esternamente i vetri con questo prodotto qui, che è il Pro Clean Acqua di JBL. È perfetto perché non è tossico, quindi anche se dovesse finire in acqua, soprattutto per gli acquari magari aperti, eccetera, è perfetto. Inoltre ha un buon profumo e pulisce molto bene. Ovviamente è inutile pulire i vetri dentro, se anche quelli fuori sono sporchi. Io lo pulisco sempre, anche perché, come potete vedere, durante la manutenzione capita che scenda una gocciolina, eccetera, magari rimanga sporco di calcare. Quindi, bello dentro e bello fuori. Asciugo anche qua sopra e tolgo che magari si era formata della polvere. Ora l'acquario è ancora tutto un po' torbido, eccetera, dopo questa bella manutenzione. Ve lo mostro tra qualche ora, quando il filtro avrà un attimino pulito il tutto. Ecco qui l'acquario, dopo qualche ora, come potete vedere, l'acqua si è schiarita molto, molto di più. C'è ancora qualche alghetta, però insomma, l'importante
L'importante è riuscire a tenerle monitorate che non prendano il sopravvento. Ovviamente cosa importante è tenere sempre d'occhio i valori dell'acqua, mi raccomando. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando iscrivetevi al mio canale YouTube e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Seguitemi anche sui miei social, sul mio Instagram dedicato agli acquari, acquario_stardust, sulla mia pagina Facebook, sul mio canale Telegram e perché no, anche su TikTok. Io vi mando un enorme bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!